Colpo d'occhio. Grazie intanto agli sponsor, al comune, a quanti hanno consentito di realizzare questa serata, però un pensiero va a quanti questa sera stanno lavorando, penso alle forze dell'ordine, a quanti che resistono, alla sanità, alla polizia locale, a coloro i quali questa sera non stanno facendo festa, che meritano sicuramente un applauso. Così come permettetemi un pensiero va a quanti questa sera hanno solo in piazza non certo per loro volontà, ma perché sono soli, perché stanno male, perché hanno problemi di salute, e quindi anche loro dal nostro pensiero. Noi stiamo festeggiando, c'è qualcuno che oggi non lo può fare perché lavora, perché sta male, quindi il pensiero va anche a loro. L'ultima considerazione è questa, l'ho scritta anche oggi su Facebook. Solitamente quando siamo a Capodanno si fanno i pensieri da riproporre, si augurano felicità a tutti, saluto a tutti, successo a tutti. Io penso che l'augurio migliore che posso farvi a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione, è come poter realizzare almeno un piccolo grande sogno, un piccolo grande desiderio nel 2019, che l'anno prossimo sia meno difficoltoso, con meno problemi di quello che abbiamo lasciato alle spalle, che stiamo per lasciare alle spalle. E prima di farvi gli auguri, in onore a Gustavo, se mi hanno fatto un piccolo regalo in questo momento, credo che sia indispensabile farlo, perché non è così facile fare un regalo in città. Questa sera ho sbagliato gli occhiali. Questi sono i migliori per dirvi auguri, Pordenone, grazie di tutto.